Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Con l'introduzione dei nuovi campioni dall'ultimo aggiornamento di Clash ci è stata data anche la possibilità di giocare la nuova sfida, la sfida per il lancio del Re degli Scheletri. Come vedete è obbligatorio utilizzarlo nel nostro deck e allora insieme a voi ho guardato i migliori deck e ne ho scelto uno che secondo me è fortissimo. Scheletro Re degli Scheletri con Pekka come attacco principale, aiutati da Fuorilegge, Mago Elettrico e Arciere Magico, e completano il deck tre carte molto più veloci: Fireball, Tronco e Barile Barbarico. Andiamo a provarlo direttamente nella sfida e portiamoci a casa qualche win. Contro Cafergina Flalu dei Peru Clash. Si può tranquillamente aprire già con il Re degli Scheletri, lui gioca un Boia. Carta utilizzata sicuramente per counterare la truppa obbligatoria di ogni deck. Arciere Magico che dovrebbe già avere il range per lockare appunto le sue carte. Adesso potrei utilizzare in realtà il suo potere speciale, quello di generare dei piccoli scheletri e con il tronco evitare che la Princess, ah peccato, riesce a tirare l'ultima hit e riesce ad entrare. 3052 le sue torri, inviolate, inviolate anche le mie. Vediamo di ricominciare con un attacco diverso, non ha ancora visto il mio peccone, quindi attenzione. Strega per lui. Siamo abbastanza tranquilli. Arciere Magico, Re degli Scheletri. Pekka. Arciere Magico ci deve aiutare qui velocemente, insieme al barile, per togliere tutti gli scheletrini che davano fastidio. E infatti barile che può andare sulla strega. E quindi si tenta una ripartenza. Vediamo se riesce ad essere loccato il nostro povero arciere magico. Ma in realtà non ci credo! Non ci credo che il suo arciere pirotecnico sia riuscito a spostare. Oddio, abbiamo visto la Princess! No, l'abbiamo presa per un pelo, che fortuna. Mamma mia, erroraccio qua nel giocare il tronco. L'ho giocato un quadratino più a destra del dovuto, ma è andata comunque bene. Qui abbiamo la fuorilegge. Attenzione perché c'è anche il cerbottaniere che eviterei faccia la sua combo. Mago elettrico per noi. Può andare tranquillamente a fare un po' di danni sulla torre. Niente di eccezionale, ma qualcosa fa. Fuorilegge che viene subito counterata dal mini Pekka. Barile barbarico per spostare il mini Pekka. Riuscire a prendere una hit. Prenderemo purtroppo una hit alla torre. Peccato. 1931. Arciere magico di nuovo a sinistra. Avviciniamo. Ah! Erroraccio! Ancora misclick per me. Mi dispiace. Andiamo un attimo a fermare. Non ci preoccupa tanto il miner quanto gli scheletrini che vanno sul mio povero arciere magico. Ne gioco comunque un altro. E io partirei con la fuorilegge per poi tirare un tronco e togliere il suo arciere e il suo cerbottaniere. Fuorilegge che riesce ad andare con la sua combo su entrambe le truppe, toglierle dai piedi. E quindi peccone in mega difesa davanti alla torre, supportato dal nostro mago elettrico e con un barile barbarico. Direi che abbiamo chiuso la possibilità per lui di entrare e farci la torre. Primo game, nonostante due errori. Alla grande. Uè, vi ricordo ragazzi, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, non vi dimenticate un bel pollicione in su, raga. Non ve lo dimenticate, iscrivetevi al canale. Ci tengo tanto. Dai, tanti video di Clash per gli amanti di Clash Royale. Avanti ancora. Arciere magico sempre sulla sinistra. Ci può aiutare in realtà per il counter del barile goblin. Re degli scheletri davanti. Utilizziamo l'abilità. E poi fuorilegge pronta per agganciare le... Oh! Oh! Non mi aspettavo la gelo! Gelo cattivissima. È fondamentale sfruttare di nuovo il mago elettrico insieme al tronco per evitare che le sue truppe possano diventare pericolose. Mago elettrico, non viene counterato. Era degli scheletri anche per me. Sotto con l'abilità, sotto con l'abilità, sotto con l'abilità.
Abilità anche per me, noi abbiamo una torre che ci dovrebbe aiutare. Bravissima lui! Con l'attacco devastante del suo barile goblin. Wow, che nice combo! Wow, che nice combo che ho appena visto! Mamma mia! Arciere magico di nuovo dietro. Barile barbarico davanti! Ma lui gioca anche i pipistrelli! Forza arciere, forza arciere, forza arciere, forza arciere! Gioca il mini pecca sull'arciere magico e io non posso fare nulla perché purtroppo il tempo... Ah, mamma mia, è stato poco. In realtà non lo va a counterare. Mi regala 3 hit alla torre. Questo potrebbe seriamente cambiare la situazione. Andrei a counterare adesso lo scheletro con il peccone. Mago elettrico. Oh, porca miseria. Fireball. Allontaniamo un attimo. Ci sta. Però non attacca ugualmente. Scheletrini. Forza. Arciere di nuovo. Qua siamo sotto. Qua siamo sotto però. Attenzione, attenzione, attenzione. Questo fa male, questo fa male, questo fa male. Continuerei ugualmente a fermare il suo attacco per spingere fuori legge un pochettino più laterale. Era meglio che agganciasse. Ma va bene così, ma va bene così, fuorilegge e arciere magico. Adesso attenzione, perché dobbiamo dare una pulizia qui. Barile per counterare il Goblin Barrel, fantastico! Abbiamo un attimo ripreso le redini della situazione, re degli scheletri davanti, errore! Errore enorme! Incredibile! Non ci credo! No! No! Che errore! Che errore giocare quello scheletro! Quel re degli scheletri! Mi è costata la partita! Avrei vinto, eh! Avrei vinto! Basta sbagliare una carta per perdere una partita! Andiamo a vedere il terzo game di oggi contro Ingondin del clan LGZ. Basta sbagliare una carta. Incredibile. Arciere pirotecnico per lui. Avanti di nuovo. E gran cavaliere. Forza, 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 forza. Via sto gran cavaliere che ha dato fastidio. Dai che dà fastidio, mi serve che si metta esatto centrale. Toglimi il cavaliere, toglimi il cavaliere, toglimi il cavaliere. Perfetto, a me serve che l'arciere magico continui in realtà a hitare. Peccato di averlo perso. Il suo arciere pirotecnico, ragazzi, è stato devastante in questo frangente. Ha tirato tante di quelle hit che la metà bastavano. Ma non è un problema. 2965 la sua torre in alto a sinistra. Ancora inviolate le mie torri. E quindi il re degli scheletri si riparte utilizzando anche la sua abilità. Lasciamolo intanto caricare immediatamente. Dobbiamo obbligatoriamente togliere il suo arciere magico, è troppo scomodo. Arciere magico invece per me, potevamo giocarlo leggermente più indietro. Bella questa fuorilegge. Togliamo un attimo, facciamo un po' di pulizia. Legge che può fermare di nuovo e poi andare con la tripla. E invece no! Solamente 2 hit per la fuorilegge. Rimaniamo un attimo inviolati. Subito, subito, subito ad utilizzare poi l'abilità per farla ricaricare il più velocemente possibile. Vediamo se gioca un arciere magico. No, lui preferisce andare con il Gran Cavaliere. Gran Cavaliere veramente importante in questa sua azione. Ora andiamo col peccone. E poi serve che il barile barbarico riesca ad aiutarci. Vediamo se la fuorilegge locca. Ah, preferivo loccasse il suo arciere pirotecnico. Cosa che fa in questo momento. E poi non riesce purtroppo ad andare. Ma l'arciere magico, secondo me, giocato così, può essere interessante. Di nuovo davanti il nostro re degli scheletri. Utilizziamo velocemente anche la sua abilità. Avrebbe senso togliere questo arciere suo magico. Ce la facciamo ad andare sotto torre. Aspettiamo un attimo che sia pronto il peccone. Non facciamo in realtà chissà quanti danni. Riportiamo il Gran Cavaliere al nostro peccone.
E poi il barile barbarico per counterare in realtà il suo arciere pirotecnico. Inviolato il peccone. Io personalmente andrei. C'ha la fuorilegge che potrebbe dar fastidio. Era meglio fermarla con la fuorilegge! Niente da fare. Peccone che torna indietro. Andiamo con l'abilità, andiamo con l'abilità, andiamo con l'abilità. Riusciamo a toglierlo. Di nuovo un peccone dietro in difesa. 2003-83. Barile. Arciere magico. Re degli scheletri. Subito l'abilità. Dobbiamo togliere quella fireball qui. Dai che siamo sotto, dai che siamo sotto, dai che siamo sotto. Via l'arciere. Forza peccone, forza arciere magico. Che sta ittando anche la torre. Serve sempre avere un pekka disponibile. Tronco per togliere il mago elettrico. Esatto. E poi anche barile barbarico sulla... sul suo arciere pirotecnico. Qui la ripartenza potrebbe essere veramente violenta per noi. Fuorilegge molto alta. Mago elettrico centrale. Lui giocherà il gran cavaliere che farà una combo devastante. A meno che non si è arreso. Si è arreso e let's go! Andiamo a tirar giù allora il nostro avversario. Insomma ragazzi, io spero che questo deck con il re degli scheletri vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!